Il conto è di quelli ancora approssimativi, ma cominciano a delinearsi i suoi contorni. È di almeno 50 milioni di euro la stima che il nubifragio di lunedì scorso ha presentato alla città di Milano, tra alberi caduti, linee del tram interrotte e segnaletica abbattuta. Martedì mattina il sindaco Beppe Sala ha messo intorno a un tavolo tutti gli attori che si stanno impegnando per riportare la città alla normalità. L'obiettivo è riuscirci entro il 4 di settembre. Ad oggi, ha sottolineato Sala, è stato ripristinato l'83% della rete di tram e filobus e già entro la settimana si dovrebbe salire al 90%. Per quanto riguarda le strade, invece, dei 2.500 interventi richiesti, 1.800 sono stati eseguiti e si sta lavorando sulla segnaletica abbattuta dal vento. Ma il vero tema restano gli alberi, sia quelli in strada che quelli all'interno di parchi e giardini. Abbiamo perso circa 5.000 alberi e vogliamo ripiantarli tutti. Con l'aiuto di esperti valuteremo quali sono le specie più resistenti e compatibili con il terreno e con condizioni climatiche che, dobbiamo prenderne atto, sono radicalmente mutate. Cercheremo di piantare alberi già cresciuti. Aziende e cittadini si sono già offerti di sostenerci questa ripiantumazione. Per questo pensiamo a un fondo di mutuo soccorso che chiameremo Milano degli Alberi. Sala ha anche annunciato che l'ordinanza di chiusura dei parchi recintati, ad oggi in vigore fino a fine agosto, potrebbe subire modifiche nel corso del mese, con aperture graduali di singoli parchi man mano che questi verranno messi in sicurezza. Sul fronte delle scuole sono invece 288 le strutture che hanno necessità di un intervento dopo il nubifragio, ma il comune conta di far iniziare regolarmente l'anno scolastico.